figo. L'avete visto? Una sola da tutte e tre. Bella ragazzi, se guardate il video, ricambio il saluto. Mi hanno salutato tutte e tre, le ringrazio. Mo li aspetto un po', li faccio andare giù, così c'ho via libera, anche perché io, voi lo sapete, io a scendere non è che vado piano, quindi ok che loro c'hanno i motori, però io pure vado abbastanza spedito, quindi aspettiamo. In teoria io dovrei scendere per di là, vedete? Quella strada lì tutta S, tutto curva. Ancora li devo, ancora non li ho visti passare di là, quindi per quando parto io, discesa di notte al buio con gli orsi e i lupi, no clickbait. Tra l'altro loro non li sento più, ma sai che vi dico? Che mo mi butto, faccio il content, se li incontro per strada, ho incontrato un motocross in quad sulla strada, no clickbait. Dai, andiamo? Se la mia bici, zaino, casco, il sole non ci sta più e adesso scendiamo. Scusate, mi devo fare pipì. Quindi siete avvisati, se mi vedete fare la pipì, mi dispiace, non sono un fuorilegge, ma ho necessità. Ho fatto pipì sopra la montagna. No clickbait. E mi sto congelando sopra la montagna, mi sono congelato il pisellino. Brrr, freddo raga, mi sono congelato il pipetto. Mi raccomando, iscrivetevi, lasciate un commento su questa cosa, mi scalderete, lasciate il vostro like qualora questa notizia in tempo reale, purtroppo anche se triste, sia di vostro interesse, non di vostro apprezzamento, e soprattutto condividiamo insieme questo momento di sofferenza. Metto il casco, nuovo casco della Fox, il Pro Frame RS, in colorazione nero, bianco e rosso, questi sono i miei colori preferiti, quindi sembra fatto apposta per me. Magnetico, chiusura magnetica, stringo così, bici ancora che funziona forse, gomme, cazzo raga, cazzarola, ma vedo brutto oggi, eh. rimango qua sopra oggi, raga, stavo andando dietro, l'avete visto? Stavo andando qua dietro stavo andando, zaino chiuso, andiamo dai, voglio arrivare vivo il sotto, l'obiettivo di oggi è arrivare vivo sotto. Qua non so mai dove devo andare. Aspettate, prima che parte segmento e tutto, lo voglio super stretto. Andiamo. Raga, ma una mia impressione o sta andando benissimo? Mamma mia, sto a volare. Non so, è una mia impressione, sto andando veramente bene. Oh mio Dio. No raga, sto andando bene. Dai che forse facciamo pure il tempo. In teoria questo era un test del casco nuovo, della GoPro nuova 11. Però però Oddio mio! Ecco, ok, ho detto che stavo andando bene? Ok, scordatevi tutto. Ho sbagliato la curva. Raga, sto a volare, ve lo dico, eh. Tra l'altro sto da solo. E mi sono dimenticato di dirvi che è la prima volta che vengo a Monticello da solo. E si nota. Vabbè, lo so che non si fanno così le curve, lo so, abitudine a fare sempre curve strette e sorpassi pericolosi, insomma, raga, se bestemmio
Bravo, ma l'avete sentito che botta? Vabbè raga, non dico niente, tanto lo vedete dal video. Non so se si è visto dal video, ma... questo lo vorrei fare bene, e infatti l'ho fatto bene. Raga, raga, non sono mai andato così veloce qua, Porca troia, sì! Guarda, sono soddisfatto. Doveva essere un test del casco nuovo Fox e della GoPro nuova GoPro Hero 11 Black. Non avevo intenzione di fare il tempo, invece dopo le prime curve ho visto che stavo andando bene, ho detto ma sai che c'è? Facciamola, facciamolo, vediamo come va. Mi sa che ho migliorato il mio personal record, ma di brutto, Poi vi faccio vedere dopo, mi metto gli screen a fine video. Ah, è la prima volta che vengo da solo qua. Non penso che il casco e la GoPro mi fanno andare più veloce. Quindi, anzi, casco integrale Fox, pesa 800 grammi, quasi un chilo. GoPro nuova che è più grande e più pesante delle altre precedenti. Vabbè, io non l'avevo visto, vi giuro. Tra l'altro oggi è la mia prima volta da solo, in solitaria. Perché l'ho sempre fatta in compagnia di amici, altri ragazzi. Oggi è la prima volta in assoluto che la faccio da solo, che sono salito e sceso da solo, completamente da solo. No, questo l'ho visto. Potevo fare il content, ma questo l'avevo visto. Vabbè dai raga, qua vado tranquillo perché non mi va proprio di correre. In teoria questo è un test del nuovo casco, della nuova GoPro. Poi metto gli screen a fine video. Poi vedi raga, ho fatto bene, non... raga, io non sbaglio mai. Avete visto che ho fatto bene non da forte qua? Guardate che c'è sta davanti. L'avete visto? È uscito da dove sono uscito io. L'avete visto, no? Meno male che non sono andato forte. Madonna. Sono soddisfatto. Sta a morire. Bella, 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 bella. Bella, bella, bella. Solida bici e solito talento. Oh Cristo, raga, lo sta a fare troppo veloce. Ecco. Raga, ma voi vedete quello che succede quando io vado in bici? Vabbè. Io spero che ho registrato e che l'avete visto. Che l'abbiate visto. Ma io rimango senza parole, non riesco manco più a parlare. Cioè, mi passano le macchine davanti. Loro sentono una botta bruttissima. Che cazzo fa? Ho storto il telaio. Ho mancato un cerchione. E poi passa qua. Raga, ma voi l'avete visto? No, voi, raga, queste cose le metto nel video, Con una strada larga 17 metri, devono passare qua. Qua la passano. Intanto un Alfa. Con le luci copiate da me. Dai, scherzo. Raga, è 28 ore qua. Madonna mia. 3:33. Oggi è venerdì santo, 7 aprile 2023. Giustamente ho fatto 3:33. Il numero di Cristo. Contento. 3:33. Niente male, dai. Bella. E oggi stavo a provare il casco e la GoPro nuova.